Buongiorno, buongiorno. La tesi di Silvia arriva al progetto, racconta una storia di un albo illustrato senza parole, a cui Silvia è arrivata lavorando intorno a tre elementi. Un elemento è un sentimento personale, una storia da cui è partita personale di viaggio e poi di ritorno a casa anche un po' forzato, chiedendosi come si fa a stare di nuovo a casa quando si è cambiati, quindi a riconoscersi e essere riconosciuti dai familiari e che cosa bisogna fare dopo. E, poi lavorando intorno alla struttura narrativa classica del viaggio dell'eroe, però prendendola in un punto diverso dall'inizio, quindi non nel primo atto del viaggio, ma nel terzo atto, perché il personaggio che Silvia racconta all'inizio sta già tornando a casa, quindi è già tra il secondo e il terzo atto della storia. E poi lavorando visivamente intorno alla figura della metamorfosi. E, devo dire che una cosa che mi ha colpito durante il lavoro di Silvia è che Silvia ha saputo cambiare idea durante il lavoro, che è una cosa secondo me molto importante e molto utile quando si scrive non solo con le parole. Grazie mille. Volevo ringraziare tanto la professoressa Iacobelli, che è la mia relatrice, la professoressa Carrar, per questo lavoro. Allora, appunto, il mio progetto si intitola Viaggio Solitario. È in realtà partito come un lavoro di ricerca che poi è confluito in un libro illustrato senza parole. Mi sono inizialmente dedicata allo sviluppo del tema, alla ricerca sul tema della metamorfosi, che in realtà è un tema sempre presente all'interno della letteratura, sia partendo dall'Odissea di Omero, fino ad arrivare alle metamorfosi di Ovidio, ed è grazie appunto alla fortuna di Ovidio che il tema delle metamorfosi poi arriverà fino alla Divina Commedia anche di Dante, in particolare nel 25° canto dell'Inferno. Nel corso del 700 e dell'800 il tema della metamorfosi sarà confinato, diciamo, all'ambito del fantasy e in particolare lo ritroviamo in molti lavori. In molti libri per la letteratura dell'infanzia. Tra alcuni esempi ritroviamo Pinocchio di Collodi o anche La Sirenetta di Hans Christian Andersen. E alla fine, invece, dell'Ottocento, il tema della metamorfosi subirà un cambiamento. Non sarà più un qualcosa di misterioso, ma diventerà il frutto di un lavoro scientifico, di un'elaborazione scientifica dell'uomo. E appunto questo esempio lo ritroviamo nello strano caso di Dr. Jekyll e Mr. Hyde di Stevenson. Fino ad arrivare al Novecento con la metamorfosi di Kafka. All'interno di questo grande tema troviamo dei significati comuni, insomma, benché sia stato trattato in davvero tantissimi esempi, quello dello sradicamento dell'identità e quello quindi dello sradicamento anche di una realtà che è fissa e quindi anche di un cambiamento che spesso è drammatico. Mi sono poi concentrata sulla metamorfosi negli albi illustrati appunto senza parole, essendo il progetto un progetto senza parole. Tra gli esempi appunto di letteratura silenziosa ho portato tra i tanti insomma il palloncino rosso di Yela Mari in cui appunto un bambino crea con una gomma da masticare un palloncino che inizierà quindi a volare e diventerà poi una mela che cadendo si spezzerà fino a dare origine ad un fiore che è colto dalle mani di un bambino e nelle mani del bambino stesso che ha dato inizio alla storia diventerà poi un ombrello. Un altro esempio di metamorfosi negli albi silenziosi è quello di Barbaro di Renato Moriconi, in cui un barbaro, inizialmente presentato come un barbaro, nel corso della narrazione affronterà tantissime prove e finché questa figura che sembra quasi una divinità
entrerà nella scena quasi a raccoglierlo e chi legge si stupisce nel, almeno io mi sono stupita nel vedere un barbaro che si mette a piangere. Quindi a questo punto ci chiediamo perché piange, com'è possibile che un barbaro pianga? E a questo punto c'è lo svelamento, che viene presentato proprio come una metamorfosi, no? Scopriamo che quel barbaro era in realtà un bambino che stava fantasticando mentre girava sulla giostra e la divinità è il padre che strappa il bambino dalla sua fantasia. Un altro esempio poi è quello appunto di Alessandro che ho portato tra i tanti, è quello di Pinocchio prima di Pinocchio di Alessandro Sanna, che racconta appunto la storia di Pinocchio appunto prima dell'opera di Collodi, come quel pezzo di legno ha preso vita, si è immaginato come questo pezzo di legno ha preso vita. Naturalmente la metamorfosi non è sempre un tema centrale, cioè ogni volta che viene presentato non è sempre centrale all'interno di una storia, ma più spesso viene utilizzata appunto come un semplice espediente, un inframmezzo all'interno di una storia altra. E qua riporto appunto una citazione di Susie Lee, che parla dello scorrere del tempo all'interno degli albi illustrati, perché secondo me è significativo appunto questo scorrere della pagina, questo sentimento del tempo, che io ho ritrovato poi nell'approdo. In realtà nel lavoro appunto di Sean Tan, che è sempre un albo illustrato senza parole, ci sono due esempi di metamorfosi all'interno di una narrazione altra, quella dello scorrere del tempo appunto, in cui appunto Shaun Tan ci mostra lo scorrere di un anno racchiuso all'interno di una sola doppia pagina, focalizzandosi sul particolare di un fiore nello scorrere delle stagioni. Oppure, come abbiamo visto anche in Morricone, questo svelamento della realtà, di queste nuvole che si trasformano in un animale che è un animale che accompagna il protagonista per tutta la storia. E che segna il passaggio dal sogno al ritorno alla realtà. A questo punto mi sono posta però il problema appunto di focalizzarmi sul tema che era per me centrale, quello della mutazione del protagonista. Cioè, cosa succede quando il protagonista muta? Come viene raccontata poi all'interno degli albi illustrati silenziosi questa mutazione e quali significati acquisisce? Ho quindi preso in considerazione tre casi studio, di cui ho ricostruito una sinossi, una scaletta di base, uno storyboard e di cui poi ho fatto un'analisi. Si tratta principalmente di albi illustrati silenziosi, eccetto un caso che è l'ultimo, quello di Silvino Campo e Pablo Valadel, che invece è un albo illustrato con parole e immagini, e poi capirete perché, insomma. Il primo caso che ho studiato è quello di Blind, Dal buio alla luce, pubblicato appunto da Logos Edizioni per la CBM, che è un'organizzazione no profit che si occupa della cura e della prevenzione della cecità nei paesi del sud del mondo, e che ha deciso quindi con l'aiuto di Logos Edizioni di sviluppare una collana dedicata alle disabilità. Questo è stato il primo lavoro della collana e in questo strano albo silenzioso viene presentata la metamorfosi di un protagonista, prima presentata però attraverso la metamorfosi del paesaggio, che ricorda un po' in realtà un retaggio della letteratura romantica, no? Di un paesaggio che risente delle emozioni del protagonista e muta in base alle emozioni e al sentimento del protagonista. E quindi c'è questa metamorfosi iniziale del paesaggio che si svela essere in realtà una metamorfosi del personaggio principale, che è appunto questo corvo, inizialmente presentato quasi come un mostro, no? Con questi occhi bianchi, che è segno proprio di questa cecità, con questo nero cupo del buio, del non vedere, che alla fine della storia si capirà appunto essere cambiato, no? Essere ritornato alla vita e ai colori. Il secondo esempio è quello di Susie Lee di Alice in Wonderland, è un esempio abbastanza complesso perché ricco davvero di piani di lettura.
Io mi concentrerò appunto sulla parte della metamorfosi. Nel libro di Susie Lee è interessante perché fa un confronto. La doppia pagina, contrariamente a Blind, non è un mostrare un paesaggio per intero, una visione panoramica, ma la doppia pagina diventa un punto di separazione tra realtà differenti, quello della realtà della rappresentazione e a destra, e a sinistra quello invece del mondo immaginario, di un mondo sconosciuto, da cui proviene poi il Bianconiglio. Alla fine queste due realtà si incontreranno quando Alice e il Bianconiglio si ritroveranno sulla stessa pagina, i due protagonisti, i due personaggi si uniranno per appunto in una bambina con la testa di coniglio. L'ultimo esempio è quello di Silvino Campo e Pablo Oladel, Isis, che racconta la storia di una bambina che praticamente non parla, e già questo secondo me è interessante. Si tratta appunto di un albo con parole e immagini, in cui però la protagonista vede la parola come un ostacolo. E nel momento in cui riesce a superare questo ostacolo, lei, e quindi si trasforma in qualcosa d'altro, va oltre quei limiti che gli erano, diciamo, imposti, la parola è muta. Secondo me era interessante per me questo esempio perché proprio nel momento della metamorfosi l'illustratore decide di non parlare, no? Cioè di non far parlare la parola e di dare spazio all'immagine. Quasi come, a me sembra quasi come uno sbigottimento, no? Il momento in cui non ci sono parole per descrivere qualcosa. Quello che sta avvenendo, e quindi non si può che rimanere a guardare. Arrivo alla parte del progetto. Il progetto, appunto, per il progetto io ho voluto lavorare con la professoressa Iacobelli soprattutto inizialmente sulla parte di sceneggiatura, quindi di scrittura della storia e quindi poi di elaborazione visiva. Per la parte di scrittura della storia mi sono basata sulle fasi del racconto di Vogler inizialmente, a cui poi ho apportato delle modifiche, diciamo, perché lo stesso Vogler in realtà dice che ogni racconto dovrà modificare poi queste fasi. Io, appunto, come ha detto anche inizialmente la professoressa Iacobelli, ho dato molto spazio ad una fase che spesso è presentata come finale, ovvero quella del ritorno a casa. Quella del ritorno a casa, perché per me era centrale. Ok, adesso vedo, fa una mossa. Su cui mi sono basata sull'esempio di Odisseo, perché è proprio il racconto che parla di un ritorno. L'albo illustrato senza parole ha una forma ibrida, in realtà, almeno questo è stato il risultato. Una forma ibrida perché, contrariamente dalla maggior parte degli esempi di albi illustrati per l'infanzia, come succede spesso in molti albi silenziosi, scusatemi, mi sto agitando. Ha un linguaggio a metà fra appunto la tradizione, quella che è la tradizione degli albi illustrati e quella anche della graphic novel o del fumetto in alcuni casi. Ho usato un formato prettamente verticale perché parlando la storia di un individuo, quindi di una persona, volevo un formato verticale per concentrare l'attenzione sull'individuo e sulle sue trasformazioni. Qua non vi mostro il progetto perché lo andrete a vedere in fisionomia che è qui a fianco. Vi ringrazio intanto per l'attenzione.
no, 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 no. Ah, posso.